Salve a tutti. Iniziamo questa nuova serie delle storie dei nuovi percorsi culturali da Settimo San Pietro. Questo centro rappresenta un importante esempio di frequentazione continua che addirittura arriva al Neolitico. Evidenze di abitati e necropoli sono sparse lungo tutto questo territorio, a testimoniare il riutilizzo in epoche successive all'incirca degli stessi luoghi, quasi senza interruzione fino ai giorni nostri. Il territorio di Settimo San Pietro è ricco di terreni fertili, con abbondante presenza di acque, in un punto di passaggio tra mare e montagne. Le caratteristiche sono ottime sia per l'agricoltura che per i commerci, attirando naturalmente sin dall'antichità comunità di abitanti. Troviamo infatti in questo territorio diverse strutture monumentali che favorivano il sorgere di villaggi e diffondevano senso di identità e valori sociali, segnando il territorio. Il monumento più antico è la Domus di Sacqua Isdolus, costruita sapientemente in modo da dominare ed essere vista dalla valle sottostante, mentre nell'età del bronzo sorse il sito di Kukurunuraci. We'll be right back.
Purtroppo di questo nuraghe non è rimasto nulla, a causa soprattutto della grande frequentazione dell'area e dei numerosi lavori agricoli che sono stati eseguiti nel tempo. Buona parte delle pietre è anche stata utilizzata nei lavori viari della Carlo Felice. Per fortuna quest'anno sono riniziati gli scavi e speriamo di avere presto delle notizie nuove su questo sito molto interessante. Un saluto da Settimo San Pietro e appuntamento alla prossima puntata.